Abbiamo fatto il Salmo 2, poi c'è stato l'intervallo della Pentecoste. Adesso proseguiamo con il Salmo 3, lo leggeremo. Questo è il Salmo di Davide quando fuggiva dal figlio Assalonne. Quasi tutti i salmi sono attribuiti a Davide. Davide è una figura così umana e nello stesso tempo così elevata a Dio. Questo parla al cuore di ognuno di noi. Sentire quello che sentiva Davide e come Davide ha potuto sublimare la sua sofferenza, perché è una persona che ha molto sofferto, ha anche molto peccato. Se noi leggiamo la storia di Davide, un grande peccatore e un grande santo. Cosicché penso che si adatta ad ogni uomo, ad ogni donna, ad ogni essere umano, già da migliaia di anni. Ha scritto dei salmi stupendi, il Miserere, il De Profundis e tanti altri salmi bellissimi. Quando noi li preghiamo, diventano i nostri salmi, diventa il nostro grido, diventa la risposta che Dio dà a noi. E come Davide è stato liberato interiormente, oltre che esteriormente, così questa parola di Dio, questi salmi hanno il potere di liberare noi. Il Salmo 3 è stato attribuito a Davide quando fuggiva dal figlio Assalonne, perché tra le tante sventure di Davide c'era questo figlio che lui amava, ma questo figlio ricambiava malamente l'amore che Davide aveva per lui, tant'è vero che voleva appropriarsi del regno e quindi ha creato attraverso delle trame, dei sotterfugi, ha creato una rivolta per poter detronizzare il padre e quindi mettersi lui come re. Immaginate il dramma di quest'uomo, il figlio che ama, che diventa il suo peggiore nemico. Davide lo ama e Assalonne lo odia. Lo odia fra l'altro per motivi abietti. Viene tradito dal figlio. Ci sono dei salmi bellissimi che dice: ma avesse tradito un nemico, l'avrei capito. Ma sei tu, figlio mio, mangiavamo assieme nello stesso piatto. Ma proprio tu, figlio mio, figlio mio. Quindi vedete qui tutto il dramma di una persona. E quando Assalonne con i ribelli si sta avvicinando al palazzo reale, alla città per assediarla e quindi conquistarla e probabilmente anche uccidere suo padre, probabilmente, Davide fugge, sebbene avesse anche le forze militari per affrontare il figlio, ma lui non vuole e con i suoi generali e le sue truppe fugge dalla città in una prostrazione, in uno scoraggiamento grande, cammina curvo e i suoi generali: ma perché non combattiamo? Possiamo vincere? No, 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 andiamo, andiamo, fuggiamo via da Salonne, ci uccide tutti. È stato praticamente posseduto dalla paura, dallo scoraggiamento, da quello che forse succederebbe a noi quando ci crolla il mondo addosso. A Davide è crollato il mondo addosso. Mentre andava via, un certo Simei gli lanciava polvere, pietre, guarda, guarda come ti sei ridotto. Uno dei suoi generali dice: ma scusa, mi permetti che ci vada a tagliare la testa a quel cane morto, così lo definisce. Davide risponde: no, no, fermati, fermati. Se Dio vuole che lui mi maledica, perché tu lo devi fermare? Evidentemente Dio gli sta dicendo: maledici Davide, ma lascialo maledire, ma lasciami stare in pace, ma che c'è fra me e te? Vi sto dicendo questo per farvi vedere lo stato d'animo di Davide di fronte ad un avvenimento della vita, il tradimento del figlio, che poi uno dei suoi soldati, approfittando che il figlio era nella foresta e lo colpisce a morte, va da Davide per dargli la buona notizia. Sii contento, ho ucciso tuo figlio, morte a tutti i nemici del re Davide. Davide dice: ma secondo te mi stai dando una buona notizia? E dice che comincia a piangere. Quel figlio che lo voleva uccidere viene ucciso, ma lui non lo voleva. E lui lo piange e dice nella Bibbia che lui continua a dire: Assalonne, figlio mio, Assalonne, Assalonne, potevo morire io al tuo posto invece di te.
E qui guardate che diventa sconvolgente nel cuore di Davide che si affligge per il figlio suo traditore. Vedo il cuore di Cristo, il cuore di Gesù, che a fronte dei peccati dell'umanità, a fronte dei nostri peccati, lui sì che è morto per noi. Davide lo ha invocato, dice, potevo morire io a posto suo, e invece l'ha fatto. Gesù, potessi morire io a posto dei peccatori che vengono messi in croce. Infatti, Gesù ha preso il nostro posto sulla croce, morto da peccatore a posto nostro. Io vedo il fascino dell'amore di Cristo. Ma vi leggo qualcosa di questo salmo. Il salmo comincia così: Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Molti di me vanno dicendo neppure Dio lo salva, perché Davide, trovandosi in quella situazione senza via d'uscita, è quell'uomo che gli buttava pietra e polvere, che gli diceva: guarda qua, hai visto? Hai visto? Dio ti sta castigando. Molti di me vanno dicendo, il versetto 3 del Salmo 3, neppure Dio lo salva. Quindi immaginatevi lo stato d'animo di Davide. È lo stato, come dire, umano, depressivo. Davide vede in questa vicenda la sua somma disgrazia. Però guardate il miracolo dei Salmi. Alla fase umana dello scoraggiamento, della depressione, subentra un'altra realtà. È la fede. Quello che ha salvato Davide è stata la fede, malgrado tutto quello che ha vissuto. Poi, continuando al versetto 4, dice: Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. Ma tu, Signore, sei mia difesa. A fronte di questo fatto, che gli accade, terribile, gravissimo. Ci sono due chiavi di lettura, ci sono due modi di vedere questa realtà. Che interpretazione dai? Umanamente è devastante, e su questo non c'è dubbio. Ma c'è un'altra interpretazione, c'è un'altra visione della realtà e delle cose, che è quella della fede. Ma tu, Signore, sei la mia difesa, tu mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce, mi risponde dal suo monte santo. Monte, mi fa pensare al Salmo 121, che dice così, alzo i miei occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto mi viene dal Signore. Immaginate voi. Lo stato d'animo di Davide che può essere il nostro stato d'animo, quando ci siamo proiettati nel nostro dolore, con la testa ripiegata su noi stessi, avere la forza, come dice qua, sollevi il mio capo, attraverso la fede, di sollevare il capo. Se sollevi il capo, la cosa più bella che puoi vedere sono i monti. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Questi monti che quasi toccano il cielo ti fanno pensare veramente a questo spazio infinito che è Dio, il cuore di Gesù, il cuore di Dio. E tu in quel cuore, in quello spazio ti immergi perché appartieni a questo spazio infinito dell'amore di Dio e mi risponde dal suo monte santo. E in questa angoscia avviene un miracolo, una cosa meravigliosa che sono sicuro che voi avete sperimentato, io sì, l'ho sperimentato, ma tante volte. Avviene un prodigio che il dolore, l'angoscia si trasforma in speranza, in dolcezza, in forza per continuare a camminare. E poi continuando al versetto 6 dice, posta questa realtà, dice il salmista, io mi corico e mi addormento, mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Mi corico e mi addormento e poi mi sveglio. Molti padri della Chiesa lo hanno interpretato come la morte e la resurrezione di Gesù. Morte e resurrezione, perché per il cristiano la morte non è morte, come ben sapete, ma è un addormentarsi nella fede.
addormentarsi per poi risvegliarsi. C'è un salmo che dice: al risveglio mi sazierò del tuo volto, Signore. Vedete, la nostra vita sulla terra è come un sogno. È come un sogno. Rifletteteci un po'. Tu la notte sogni, ti sembra di viverle veramente quelle cose. Poi ti svegli e ritorni nella tua vera realtà, nella tua vera casa e dici: oh, ma era un sogno. Può essere il sogno bello, può essere brutto, può essere così così, ma io la vita la paragono veramente a un sogno. Passa, come passa il sogno di una notte, passa. Poi ci addormentiamo in quello che il mondo chiama la morte, per poi risvegliarci da dove siamo venuti. Veniamo dalla luce, veniamo da Dio che ci ha dato lo Spirito e a Lui ritorniamo. È quella la nostra vera casa, ma siamo così radicati in questa realtà materiale che ci sembra pietrificata, un qualche cosa che non cambierà mai, mentre la volta scorsa abbiamo detto che tutto cambia, ma dico tutto, tutto. Quindi è un sogno. Passa la scena di questo mondo, dice la Bibbia. Quindi guardate che la nostra vita è una scena che passa. Tu, la tua anima osserva il sogno, che è appunto le tue vicende, le tue cose. Poi, come dice il Salmo 17 al versetto 15, al risveglio mi sazierò del tuo volto, Signore, al risveglio mi sazierò. Come Gesù si è addormentato e si è svegliato, anche noi ci addormenteremo e ci sveglieremo. Ma questo non solo fisicamente, ma anche come vicente della nostra giornata. La realtà del cristiano è un continuo morire e rinascere. Tu sembra che ci muori in quel fatto lì e poi ti accorgi, alzo gli occhi verso i monti, come dice Davide, e ti rinasce la speranza, la vita, rinasci. E questa è una realtà di ogni giorno, questa realtà pasquale di morte e resurrezione. E anche la nostra realtà quotidiana. E chi non accetta questo vive la vita in un modo falso. La vita non è assolutamente una soppopera. La vita è un entrare nella morte e scoprire che la morte non è perché tu la attraversi, attraversi quella vicenda di morte della tua vita che pensi che ti avrebbe disintegrato, ci entri come Cristo è entrato nella morte. E poi ti accorgi che c'è una via d'uscita per te e ci esci, la attraversi. Questa è l'esperienza del cristiano. Ma se il mondo la conoscesse, ma il fatto che non la conosce, e quante persone stanno soffrendo, ma quante, 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 senza questa speranza, la mente che via d'uscita ha, si sono moltiplicati i disagi, le persone che entrano nella morte, come dire. Non riescono ad uscire, rimangono lì imprigionati nei propri pensieri senza poterli attraversare, senza poter vedere oltre. E qua dice nel versetto 7: non temo la moltitudine delle genti che contro di me si accampano. La moltitudine delle genti, le persone che così che parlavano, parlavano di Davide contro Davide, ma questo si può anche configurare come quel chiacchiericcio mentale che sta in noi, che sono la moltitudine dei pensieri che opprimono le persone e che a volte rimangono vittime di questa moltitudine di pensieri che si accampano lì, nel nostro inconscio, nella nostra mente. Vogliono farci fuori come volevano fare fuori a Davide. E qua nel versetto 8 dice: sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Questo mi ha fatto pensare a Salmo 21, è applicato a Cristo, sempre di Davide, che dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mi sono rivolto a te fin dalla mia giovinezza perché mi guardano, mi osservano, le mie vesti tirano a sorte. Più avanti dice: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, fa vedere la resurrezione di Cristo praticamente, la salvezza di Cristo, la salvezza, la resurrezione, la vittoria sulla morte perché è stata attraversata, se no sarebbe stata la paura della morte, come per noi. Se non l'attraversiamo un avvenimento, avremo sempre la paura di quell'avvenimento che ci rimarrà per tutta la vita.
attraversarla e scoprire che c'è la via d'uscita, che c'è la luce che attraversa. Ma questa esperienza, ma la dovrebbe fare ogni uomo, ogni donna. Sorgi, Signore, salvami, mio Dio. Questa è la preghiera che sale da Davide, che è salita da Cristo, che sale da noi. Salvami, Signore, salvami, Signore. E poi, continuando, dice: hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai peccatori. Ecco, non vi scandalizzate di questo linguaggio. Se andiamo avanti nei salmi, ne vedrete di linguaggi violenti ben peggiori di quello che ho letto adesso. Spezzare i denti ai peccatori, dicono cose di gran lunga più violente. Ma come è possibile? Ma se Dio è amore, spezzare i denti ai peccatori, Dio che colpisce nella guancia i miei nemici, e così via. Io mi pare che ve l'ho detto che il linguaggio dell'Antico Testamento, un linguaggio guerresco dove c'erano nemici concreti, come Assalonne era un nemico concreto, ma poi tutto questo si riverbera nel mondo spirituale fino a che San Paolo dirà: la nostra battaglia non è contro le creature di sangue né di carne, ma contro gli spiriti del male che abitano le regioni celesti, così dice San Paolo nelle sue lettere. Vedete la lotta come la si intende? È una lotta soprattutto spirituale, perché possiamo avere anche dei nemici fisici e guarda un po' che Gesù dice: ma io vi dico, amate i vostri nemici. L'interpretazione di queste affermazioni, a volte veramente crudeli e violente, non si riferisce al fatto che noi dobbiamo spezzare i denti a qualcuno, ma si riferisce soprattutto a questa lotta interiore, a questa lettura delle realtà della tua vita, dei fatti della tua vita, lettura di fede. Ci sono i nostri nemici, ma guardate che sono soprattutto interni nel nostro modo di interpretare i fatti che ci fa soffrire. Quindi questo spezzare i denti ai peccatori significa che devi dare un pugno nei denti di tuo marito, per dire, insomma, ti vuole bene, ma sto facendo un esempio, no? Non gli spezzerai i denti, anche se qualche volta ti fa arrabbiare, ma dirai: Signore, come amare di più? E poi finisce con il versetto 9 che dice così: del Signore è la salvezza, sul tuo popolo la tua benedizione. A proposito della benedizione, l'abbiamo visto la volta scorsa nel Salmo 2, essere benedetti e benedire, avere un cuore e un'anima benedicente è il segreto per vivere bene, ma non solo nello spirito, ma anche nel corpo, ma anche nella mente. Te l'immagino, una mente che benedice, 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 non entra in conflitto, ma è una mente benedicente. Guarda come passi la giornata, la passerai diversa, la tua vita cambierà.